che sarebbe l'uomo senza regole, senza leggi, norme o i comandamenti? Sono regole secondo quale l'universo funziona. Sono dei comandamenti affinché l'uomo possa vivere secondo Dio. Per alcuni pare che siamo un po' assaltati dalle regole, dalle leggi. Per esempio, tante regole in casa, per esempio per i bambini, a scuola, al lavoro, nella chiesa, nelle varie istituzioni e così via. E le vogliono togliere. Cambiamo la normalità delle cose, cambiamo la natura, l'ambiente, la nostra identità corporale. E nella Chiesa vogliamo che si aboliscano alcune norme, leggi o comandamenti. Però una vita, una Chiesa, una società senza regole o norme sperimenterà una grande confusione. Poi ci mancano i principi sani su cui si basa una norma, una legge. Proprio qui sta il problema. Eliminando il principio e il valore di una realtà, si toglie anche la regola su cui sta. Però senza di essa si vive male e disordinato. Sembra che abbiamo rinunciato all'ordine. Si desidera sfidare l'ordine delle cose così come Dio ha lasciato. La legge deve rimanere, che si deve perfezionare, come dice Gesù nel Vangelo, ben venga, ma la legge, il comandamento giusto, devono rimanere per lo sviluppo della società e per la crescita umana e spirituale dell'uomo. Allora, non trasgredire le regole, le leggi e i comandamenti e di dare un buon esempio anche agli altri di come rispettarli, soprattutto ai bambini e ai giovani di oggi, che io personalmente li vedo confusi, perduti. Alcuni non sanno come comportarsi con i loro genitori, oppure a scuola, con la Chiesa o in società. Poi i professori, i genitori, i sacerdoti trovano la stessa problematica nell'insegnare a loro i valori cristiani e quelli civili, per una Chiesa santa e un mondo sano. Amen.